Ah. Allora, sono le 10:30 di sera e domani mattina alle 5:30 saprete perché ho acceso la telecamera. Domani mattina. Qua. Allora, buongiorno ragazzi, sono le 6 meno un quarto. Allora, adesso in questo momento ci stiamo spostando perché stiamo andando a fare una di quelle gite veramente incredibili. Andremo ad Amalfi, andremo a visitare le grotte di Smeraldo, andremo a Ravello, andremo a Praiano, quindi ci sarà veramente da vedere. Io accenderò le telecamere ad Amalfi o prima se succede qualcosa. Quindi ci vediamo più tardi su Telegarage. Ciao ciao. Ah, oggi è il 7 luglio 2007. Ma vedo brutta cabina, magari. Allora ragazzi, in questo momento ci troviamo a Salerno. Alle 9 e 6 minuti viene il pullman per arrivare ad Amalfi. Il biglietto costa 3,80 euro nel giornaliero, è un biglietto extraurbano, quindi alle 9:06 pullman direzione Amalfi. Tanto vale la pena che mi ci dà più tardi. Comunque ci vediamo. Ciao ciao. Mi sa che sta venendo. Allora, direzione Amalfi. Ci vediamo tra poco su Telegarage. Ciao. Di tanto in tanto vi farò vedere qualche immagine come questa. Non ci credo che non puoi tanto bene. Però. Ok? Quindi sto sul lato panoramico. Ci vediamo più tardi. Prime immagini, pietri sul mare. Non so se riuscite a vedere i colori, però. Cetara.
tardi. Comunque immaginate che tutto il litorale è così, quindi è magnifico. Venite qui. Ciao ciao. Siamo arrivati a Maiori, tra pochi minuti saremo ad Amalfi e continueremo così la nostra storia. Vi ho fatto vedere per il momento il panorama che si vede da qui. Per arrivare ad Amalfi ci vuole un'altra mezz'oretta. Comunque a tra poco per altre stupende immagini su Telegarage. Ciao! E quello. Allora, siamo quasi arrivati ad Amalfi. Ora, ed eccoci qua tutti quanti in diretta su Telegarage Mare. Allora, in questo momento siamo arrivati a Positano. Sono andato subito a prenotare la visita alle grotte dello Smeraldo, costo 15 euro. Comunque ragazzi, se volete venire a Positano e volete venire per il mare, io non ve lo consiglio proprio. In questo momento mi trovo proprio su una banchina, proprio per farvi capire perché non vi consiglio il mare a Positano. Questa è la spiaggetta. Questa bellissima spiaggetta, costosissima. Guardate le condizioni di questo mare. Non so se riuscite a capire tramite le immagini di Telegarage. Allora, questa splendida spiaggetta che tra parentesi è costosissima, ti parla di 28-30 euro a persona, ma tutti quei casini là, è costosissima. Il parcheggio si paga 3,50 euro all'ora, comunque è un casino. Per venire per il mare non ci venite. Venite qua solo per visitare, perché visitare qua, le telecamere di Telegarage sapete benissimo che devono visitare i luoghi più belli. E io vi dico la sincera verità, se vi tuffate in queste acque, guardate il panorama che trovate. Non so se voi se riuscite a capire la situazione, ma qualcosa di esagerato. Quando vi tuffate in queste acque e guardate verso la riva, allora quella cupoletta che vedete là, molto caratteristica, decorata tutte con ceramiche di Maiori, quella là è la cupola della Basilicata di Sant'Andrea, che dopo andremo praticamente a visitare. Amalfi è la prima repubblica marinara che noi abbiamo qui nella costiera. Da quest'altro lato praticamente c'è la famosa metro del mare. Quindi venite qui, che è bellissima. Allora, tra una ventina di minuti avremo la partenza della barca, la bellissima barca che dopo vi inquadrerò, che andremo a visitare queste bellissime grotte dello Smeraldo. La visita la rimandiamo a più tardi, in modo che aprono tutti i magazzini e vedere, e poi dopo questa visita andremo a visitare Ravello, che è un'altra località che è fantastica.
Si può andare tramite un pullman che si paga 6 euro, dove è un pullman turistico aperto sopra, molto carino e molto interessante. Quindi a più tardi per altre stupende immagini su Telegarage. Ciao! Ragazzi, eccoci qua di nuovo su Telegarage. Siamo arrivati sull'imbarcazione che ci porterà a queste bellissime grotte di smeraldo. Vi ricordo, l'escursione si paga 15 euro, 10 euro rappresenterebbe la barca e 5 euro per entrare nella grotta. Ci sta anche la possibilità forse di effettuarci qualche bagnetto in quella splendida grotta, quindi io rimando le immagini a tra poco per continuare poi il nostro viaggio. Ciao, su Telegarage, mare. Acceso i motori, quindi l'avventura inizia. Andiamo a visitare queste magnifiche grotte di Smeralda. Guardate di loro che ci sta. Ciao. Allora siamo finalmente partiti. Tanta gente. Comunque è bellissimo. E voilà, a tra poco per altre splendide immagini. Spero che riuscirete ad avere le stesse emozioni, io credo che sia un po' impossibile. Comunque stanno tutti quanti qua come pazzi a fotografare. Ci vediamo più tardi. Il verde che io vi dicevo, il blu cobalto, il verde, guardate qua. Classico verde, brutto balto, la scogliera. Comunque l'escursione dura un'ora, quindi ci faremo anche il bagno all'interno, il bagnino ha detto che si può fare e quindi a più tardi. Si è fermata, guardate il colore di quest'acqua, il colore di quest'acqua è un qualcosa di incredibile. Quindi la grotta sta là proprio davanti a noi, si va a piedi qua. Dopo tanti sacrifici dalle 5 e mezza di stamattina, almeno la soddisfazione l'abbiamo avuta. Più tardi. L'approccio è un pochettino difficile qua, eh?
Comunque siamo arrivati a queste splendide grotte, ci vediamo all'interno.